piglia di qua, che è una presa dalla... più bella di tutte. Questo, come... questo è il Paladino, quello laggiù sullo sfondo invece è l'Aventino. L'Aventino è dove appunto anche in epoca romana i senatori si avventurarono nell'Aventino. Che voleva dire Aventino e poi dopo anche il periodo fascista? No, nell'Aventino del periodo fascista è tutta un'altra cosa di cui parleremo più in seguito. Invece l'Aventino della nobiltà dei consoli, dei senatori? Allora, intanto il ritiro dell'Aventino, fu chiamato il ritiro dell'Aventino dopo il delitto Matteotti. Allora, torniamo all'epoca fascista. Che fu? Era il 23-24. Che fu un'operazione tutta pilotata dall'esterno. No, pilotata dai Rothschild, diciamo nome e cognome. Anzi, dai Sinclair per l'esattezza. Che fu pilotata per separare Mussolini dal Partito Socialista. Poi in una... ad opera anche non solo dei Sinclair ma della massoneria, del Grande Oriente. Tant'è vero che siccome alcuni di questi personaggi, tra cui Amerigo Dumini, risultava essere iscritto a una massoneria americana, però dopo hanno chiuso perché tutto sopra... tutto quello che è venuto dopo, perché dovevano accusare Mussolini come mandante, invece Mussolini era il contrario. No, tra l'altro fare l'accordo con i socialisti. Assolutamente sì, ma soprattutto voleva il centro-sinistra, soprattutto voleva il petrolio libico. Esattamente. Allora, detto questo, che era stato scoperto dal dopo, è venuto dopo. Nel 31 è successo. È venuto dopo. Certo, nel 31. Il problema del petrolio fu posto da Matteotti dopo un viaggio di Matteotti in Inghilterra, in occasione di un viaggio di Vittorio Emanuele III in Inghilterra, che si era messo d'accordo con certi personaggi della lobby petrolifera e di cui il Sinclair. Nome era Sinclair. Sinclair, appunto. Sinclair, ecco. La quale Sinclair tutto era poco, comunque contava poco. Ma Sinclair diciamo sempre comunque che era uno dei pari, fra l'altro, non era uno qualunque, non era un distrialotto qualunque. Sì. Tra l'altro Sinclair è anche il nome di una società petrolifera che esisteva anche fino agli anni 60 qua qui in Italia. Partecipazione della famiglia Bush con la famiglia Bin Laden. Fino al 1950 era una società anonima gestita dalle due famiglie. Sì, ma fino a... anche la Exxon. Allora, la Sinclair... Anche la Exxon. La Sinclair. O la Esso. No. La Exxon era Rockefeller. Rockefeller, certo. La Sinclair è quella che, avendo acquistato il vaccino da una ditta che stava in fallimento contro l'antrace, costrinse l'esercito americano a comprarne una quantità abnorme e a vaccinarsi, per cui moltissimi diedero le dimissioni pur di non farsi la vaccinazione. Non ricordo. Ricordiamocelo sempre. Allora, no, questo per dire che dietro alla storiografia ufficiale c'è invece una storia molto più ricca, molto più densa di concetti e di pseudovalori, di svalori, diciamo così, che veramente rendono la sceneggiata sul teatro della vita veramente una cosa... È molto divertente anche. È divertente, artefatta, sì. Come si dice, creativa. Non no? C'è niente di più fantastico della realtà. Allora, questo è il primo numero di una prestigiosa rivista, quanto mi risulta ancora viene pubblicata. Vabbè, qui parliamo degli anni 50. Questo è il primo numero, no? Questo è il primo numero del 1980-81. Dici? Ti dico subito, sì. Mi pare strano. No. Beh, te lo dico. La grafica 83. È quella la grafica degli anni 50. 83. Sì, sì, vabbè, è gli anni 50 comunque, la grafica. Allora. Lo stile grafico è quello, In previsione di un incontro che faremo fra poco. La vedi un'ancella di Dio, guarda un po'. La vedi? Vedi? Sì, sì. E vedi come, ad esempio, queste ancelle, che sono vestite di azzurro, vogliono copiare... Le ancille di antico. Vedi qui, questa gente qua non fa altro che scopiazzare. Male. Un conto erano le vestali, un conto sono queste ancelle. Allora, dovendo partecipare a un convegno,
al quale teniamo noi, perché è un convegno che sarà dedicato alla immigrazione in Italia. Noi adesso ci spostiamo, perché ho visto dove ci possiamo mettere. Ah, la panchina, eccola là. Adesso, no, spostati verso la panchina. Sì. Ricordagli i nostri amici che cosa simboleggiano. Ricorda i nostri amici. Ecco, che... quelle due cupole là e la campanile a fianco, quella Santa Maria Maggiore, sì, che è sull'Esquilino. Vedi, porca miseria, che distanza qui sembra. Ieri. Esatto, guarda. Il vento di ieri e dell'altro ieri. Guarda, quella è via Cavour. Sì, esatto, che va su, esatto. Allora, fai capire ai nostri amici che cosa simboleggiano questi. Ah, laggiù si vede anche il Laterano da qua, vedi? Sì. Guarda, la cima del Laterano, eccolo là, laggiù in fondo. Ricorda ai nostri amici a che cosa si... Allora, il Laterano in epoca costantiniana, cioè attorno al 311-12, per quel periodo lì... Ci stava la cavalleria. Ci stavano le... Erano... Siccome le truppe di cavalleria di Costantino erano molto efficienti e numerose, lì c'erano acquartierate nel Laterano le scuderie e i cavalieri della cavalleria di Costantino. Questo per dire, non erano pretoriani, perché Costantino eliminò i pretoriani. Certo. Perché i pretoriani nello scontro tra Massenzio e Costantino avevano parteciparono scelto a favore di Massenzio. Fai sapere ai nostri amici che cosa simboleggiano questi. Oh, questi sono dei paracarri, umilmente detti paracarri, in realtà sono dei falli diciamo sintetizzati, falli stilizzati, schematizzati, ma sono falli. Questo è il glande e questo è il corpo, e sono tutti così più o meno diversificati negli stili. Simboleggiano la forza virile del seme virile, esattamente, della riproduzione del seme virile, una caratteristica specifica di Roma. Mettiamoci qua, mettiti qua. Ecco qua. Mettiti qua, dai, siamo un po'. Allora, eccoci qua. Tu ti metti qua e io mi metto qua. E ogni tanto diamo uno sguardo. A cotale cospetto. Questi sono i famosi pini di Roma. La famosa sinfonia dei pini di Roma. Era un prete. Aspetta. Un grande sinfonista. Fine 800, porca miseria. No, metà del 900. Fine 800. Alfano. No. Lo conosco, ci verrà in mente. È una bellissima sinfonia, molto bella. Utilizzata moltissimo nei programmi che trattano di Roma. Sì, sì. Alfano, no, no, non era Alfano, era... No. Incomincia per A, però. Vabbè, ci verrà in mente. Allora, torniamo a noi. Nella previsione di una nostra partecipazione all'importante convegno che avverrà fra circa una decina di giorni... Sì, 23 e 24. Dedicato alle migrazioni, io voglio leggere parte di un importantissimo articolo intitolato... L'autore si chiama Perseo, eccolo qui, Un popolo e il suo Dio. È uno pseudonimo, Perseo. Certo, sono tutti pseudonimi. Allora. No, perché di cognomi persi ce ne sono tanti. Allora. No, sono tutti pseudonimi. Persi o Persia anche, ma Perseo mai. C'era il famoso, dice, sei Perseo, 30 Seo. Allora. No, Alfano, porca miseria. Era un prete. Ci verrà in mente, sì. Era un prete. Vai. Allora. Questo è stato scritto, come dicevo, per un numero che è stato pubblicato nel 1983. Ne leggo soltanto una parte. Più semplice e anche più comodo e rassicurante quando quelle vicende assumono un segno negativo e ci fanno sentire il peso di una... Quello laggiù è il Quirinale. Sì.
quello che si vede, quella specie di forte, che in realtà era un forte quadrilatero, quello è il Quirinale con a fianco i 3 ettari di parco residenziale. Quello è dove c'è, tu vedi, l'orinale del Quirinale. Andiamo avanti, dai. Più semplice e anche più comodo e rassicurante quando quelle vicende assumono un segno negativo e ci fanno sentire il peso di una avversità intollerabile, è attribuire tutte le colpe a un'aggressione esterna, alla malvagità altrui o alla cecità del destino, e atteggiarsi quindi a vittime sacrificali che non hanno conti da rendere. E se... Sì, vabbè, che è quello, sì. Orca. Tu vedi che moltissime, tra l'altro, una cosa che voglio dire, moltissime... Rush l'ha copiato due o tre canzoni stavo per lui. Stavo per dirlo, che tutte le musiche, soprattutto da film, eccetera, hanno sempre uno sfondo che richiama appunto ai pini di Roma e soprattutto i pini di Roma poi sono ugualmente una elaborazione sinfonica di certi temi popolari romani dell'Ottocento. Diciamo le cose come stanno. E il ciclo si chiude. E attribuire tutte le colpe, attenzione, quella è una cosa importantissima, è attribuire tutte le colpe a un'aggressione esterna, alla malvagità altrui o alla cecità del destino e atteggiarsi quindi a vittime sacrificali che non hanno conti da rendere a se stesse né agli altri. Di fronte al Movimento 5 Stelle. No. Eccolo lì. In anticipo, nel 1983. Ma si potrebbe dire anche qualche secolo prima, sì, sì. Andando a cercare si trovano i riferimenti. E questa è una denuncia dell'atteggiamento degli italiani. Di fronte alla crisi economica che travaglia l'Italia, siamo nel 1983, e dall'ondata terroristica che la percuote e l'insanguina, questo è di regola l'atteggiamento assunto dagli italiani che si guardano bene dal cercare nella loro storia e nel loro carattere le cause che hanno prodotto la prima e attirato l'altra. Eppure non nell'attività ingegnosa e feconda o nella geniale inventiva degli anni del boom, ma nella tensione acuta e quasi frenetica con la quale quelle virtù in sé positive furono lanciate alla ricerca assillante e persino angosciosa di un benessere fine a se stesso, come ad erigere un contraltare all'Italia drammatica e tempestosa dei decenni trascorsi e da cercare nella ricchezza un compenso per i sacrifici sopportati e per il sangue versato, o addirittura una vendetta postuma contro chi aveva imposto quei sacrifici, sarebbe facile vedere le premesse non solo morali, ma anche e soprattutto economiche degli errori fatali. Si riferisce alla guerra civile? Esatto, degli errori fatali, siamo nel 1980, che resero fragile la ricchezza e illusorio il benessere, che fecero girare in breve tempo la ruota e tornare povertà, rinunce e strettezze, senza gloria questa volta e senza la grandiosità del dramma. Ancora più facile sarebbe trovare le vere origini dell'attacco terroristico, ci riferiamo sempre a Fiumicino, degli anni Ottanta. A Fiumicino. Ci sono una serie, qui compresa la bomba di Piazza Fontana. Certo. Ancora... No, ma forse si riferisce proprio all'attacco terroristico di Fiumicino, degli arabi, dei palestinesi. No, è troppo particolare quello, troppo particolare. Ancora più facile, no, è l'attentato al Papa. Ah, ok. Ancora più facile sarebbe dall'esterno, no, sarebbe trovare le vere origini dell'attacco terroristico che viene certamente dall'esterno, ma trovi in Italia la rispondenza che cerca il terreno per una facile penetrazione. Ricordiamoci che Santo Wojtyła c'aveva i suoi cazzi per il culo, ma indubbiamente. Non è che era così santo come vogliono farlo passare. Ma non mi pare proprio, non mi pare proprio. Era in linea con la storia del papà. E certo, perfettamente in linea. L'alta probabilità di provocare effetti più vasti e consistenti che altrove.
proprio nell'episodio che più chiaramente di tutti ha denunciato la provenienza esterna di un crimine, gli italiani non possono fermarsi ad un comodo "non siamo stati noi" e recuperare la tranquillità in una generosa autoassoluzione. Devono invece ricordare che nei mesi in cui l'attentato venne pensato, poi organizzato e infine attuato, essi si erano lanciati in una delle loro predilette guerre di religione ed avevano posto al centro della zuffa, come un tempo il carroccio, la figura del Romano Pontefice. Migliore occasione non potevano offrire a chi, facendo il suo mestiere, doveva essere inevitabilmente e quasi naturalmente tentato dalla straordinaria possibilità di accedere con un colpo solo, di accendere con un colpo solo un incendio capace di devastare un intero paese e propagarsi forse a tutta una metà del mondo. Ora, noi sappiamo bene che l'attentato al Papa era stato determinato da beghe molto interne al mondo occidentale. No, è al mondo Vaticano, Vaticano. Esatto, occidentale, nell'ambito dell'occidentalismo. E soprattutto dobbiamo anche notare che proprio questo... Fai da interna al Vaticano preliminarmente. Ma riguardante sempre una situazione geopolitica europea del mondo occidentale. Certo. E però quell'attentato determinò un momento di stupore che fermò quella crescita, bisogna ricordarsi del terrorismo. Che i papi molte poche volte sono morti sul letto di vecchiaia, sono morti, cagando, avvelenati, trucidati, torturati in carcere, nelle segrete, e quando mai? Fra figli di puttana così si fa. Esattamente. Come un uomo non può... È un'opinione del tutto anomala questa che noi, diciamo, occidentali contemporanei abbiamo del papato. Della mitologia contemporanea buonista. Bravo, esattamente. Di cui si è avvalso il buonismo, che è tipicamente cattocomunista. Se, mitico di questa epoca di cattocomunismo, di cui vediamo i risultati. Come un uomo non può proclamarsi innocente se un ostacolatore lo assale, penetra in lui, si impadronisce delle sue reazioni e lo usa ai suoi fini come un automa o una marionetta, ma deve incolpare se stesso e le sue passioni per il varco che ha lasciato aperto ad attirare l'attacco, così un popolo non può credersi estraneo alle vicende che lo investono e considerarsi un passivo bersaglio dei colpi che riceve. Assolutamente, quello che diciamo noi da sempre. È per quello l'ho voluto leggere, perché è importantissimo. Ma deve cercare... No, a me fanno così incazzare quelli che dicono bravi, bravi. Mi fanno incazzare come una bestia. Più di quelli che ci bistrattano, che ci dileggiano. Allora, c'era, tu mi ricordi un verso del grande Carducci che era: popol d'Italia, vecchio titano ignavo, vile io ti dissi in faccia e tu mi dicesti bravo. Sono quelli che ci vengono. Bravissimo. Bravi, siete bravi, sì, siete sì, bravi. Sì. Ah, quanto ci piacete, certo. Piazza minchia. Allora. Ieri facevano vedere, ho visto, mi è capitato, stavo scrivendo, però mia moglie guardava le Iene. E allora a un certo punto c'era un servizio che faceva, allora adesso esiste una categoria umana che si chiamano hater, lo sapevi? No. Cioè quelli che odiano, hater. Hai capito. Con la H davanti, sì. Hater, no? Con la H. Gli odiatori. E sono quelli che su internet, su Google, su Facebook, eccetera, vanno a dileggiare i personaggi noti. Ecco. Allora c'era uno che si chiamava Lucio qualcosa,
che ce l'aveva particolarmente con la Parietti, dice Pompinara, puttana. Non sono offese. Pipparola, Spippettara, di tutto gli ha detto. Allora che cosa hanno fatto quelli di Iene? Hanno convocato lui con una scusa che faceva, lui cantava gli stornelli, no? Dicendo ti vogliamo fare un servizio sugli stornelli. E poi hanno chiamato la Alba Parietti e l'hanno fatto entrare mentre lui stava lì e gli ha preso un colpo a questo. E allora dice, insomma, la Parietti ha detto che non spippa, che non fa pompini. Ah no. Dice preferisce altre cose lei. Ah, vabbè, ognuno c'ha i suoi. E che l'unica cosa che si è rifatta è le labbra e il seno, come se fosse. Ma quelle che si vedono di più, insomma. Vabbè. No, questo per dirti che non c'è limite al trash. Esattamente. Cioè, quello è un coglione rifatto, no? Dice, ma io volevo, non capivo niente, mi volevo sfogare. E dice, vabbè, che c'entro io? Scusa, sfogati con qualcuno con cui ce l'hai. Centro io, e giustamente sotto questo profilo c'aveva perfettamente ragione. Certo che c'ha ragione, però lei si espone a queste cose. Le parolacce e le bestemmie che all'epoca dell'antica Roma davano dietro a queste lupanare damazze, che erano quelle poi dell'entourage dell'imperatore, certo. Dove il termine più semplice che erano delle puttane, certo. Quindi risulta che tutte queste donne imperiali erano solo puttane. Pute. Quindi non è una nuova abitudine che... Allora, così un po'. Non mi ricordo però perché te l'ho detto. Si parlava appunto di questi atteggiamenti qui. Così un popolo non può credersi estraneo alle vicende che lo investono e considerarsi un passivo bersaglio dei colpi che riceve, ma deve cercare nel suo carattere, nel suo contegno, le cause che lo hanno trasformato in bersaglio, che hanno spinto altri a guardare alla gamma dei suoi pensieri e dei suoi sentimenti come ad una tastiera sulla quale è fin troppo facile premere per trarne le note desiderate. La nota di Piazza San Pietro poteva suonare davvero altissima e lacerante. Si spense invece in un clamore vasto, ma relativamente innocuo, perché il colpo giunse solo parzialmente a segno e perché l'attentatore venne preso sul fatto e immediatamente si vide che non apparteneva a nessuna delle due fazioni in lotta. Si parla appunto dei servizi segreti occidentalisti e dei servizi segreti dell'URSS, ma questo è ovvio. È un doppio gioco. È ovvio, si sapeva che il personaggio era ben altra cosa. Ma l'abisso sfiorato e miracolosamente evitato in quel giorno deve indurre il popolo italiano a riflettere sulle analogie tra la sua condizione attuale e quella che attraversò alla fine del 400 e tra il suo carattere di oggi e quello di allora. Come allora si trova al confine tra grandi potenze estranee che perseguono ciascuna una propria universale missione. Battaglia di Ravenna. 1512. Quella. Battaglia di Ravenna, eccolo qua. Vabbè. Eccolo qua. Il passaggio ne da... abbiamo parlato prima. Ciascuna una propria universale missione, mentre egli ha abbandonato la sua, ma è meno geniale, meno prospero, meno saldo nelle energie civili e negli istituti politici, e come allora la debolezza intrinseca del suo carattere e la furia rovente delle sue passioni costituirono per chi gli è intorno di volta in volta una tentazione e un pericolo, spalancano un vuoto materiale e spirituale e creano le condizioni perché in quel vuoto altri facciano irruzione e si scontrino. Questa è la tematica che io voglio sviluppare. Lo scenario di fondo. Voglio sviluppare al convegno dedicato alle immigrazioni, perché le immigrazioni sono conseguenza di questo vuoto, vuoto pneumatico, che è un vuoto però che aspira, aspirante. Certo. Ecco, e questo è il simbolismo al quale io mi voglio riferire. Non aggiungo perché mi sembra di aver già letto più che sufficientemente. Quello è San Pietro in Vincoli, ecco, non riuscivo a identificare cos'era quello. San Pietro in Vincoli è quella specie di... Dove racconta... Quella è via Cavour che sale verso la stazione Termini passando davanti a Santa Maria Maggiore. Dove raccontano? E qui invece è San Pietro in Vincoli, dove raccontano l'episodio
del Mosè, della martellata sul ginocchio, eccetera. No. Come no? Anche quello? Sì, anche quello. Chi è che fu racchiuso in San Pietro in vincoli? San Pietro? Appunto. che discorsi vai, è ovvio. Allora, perché io dico che raccontano? Perché nessuno ci ha mai detto che San Pietro è venuto a Roma. No, ma soprattutto raccontano che è andato via, ma non raccontano se è andato via, no, se è tornato. No, fu liberato da un angelo, cazzo, eh. E San Pietro, mentre stava lì, chiamava gli angeli, è arrivato l'angelo. Come quell'amico di ieri sera che diceva, sì, parlava degli angeli. Ma no? In San Pietro in vincoli c'è ancora l'impronta, no? Sì, sì. E quindi quello è San Pietro in vincoli, quello là davanti, così. La torre campanaria di San Pietro in Vincoli, che è una delle chiese medievali più belle, medievale, rinascimentale. Non a caso c'è spassato San Pietro. Certo, certo. Allora, qua c'è il pellegrinaggio. Tu immagina che avrebbe detto Giulio Cesare se avessero mercificato così Roma. Porca miseria, quello prendeva la spada e ti tirava la capoccia senza pensarci due volte. Ti immagini. Qui Rinale. Io penso che Giulio Cesare tutto era fuorché uno capace di prevedere il futuro. Era uno che era talmente radicato nel presente.